Sasso dei Bambini, allora vi racconto questa di Sasso dei Bambini perché è una cosa che io ho provato. Allora, per noi i bambini non nascevano né sotto i cavoli né li portava la cicogna. Per noi i bambini venivano presi là in un sasso famoso che c'era grande. Per noi era il Sasso dei Bimbi. Sasso dei Bimbi, non il Sasso dei Popi. Proprio il Sasso dei Bimbi veniva detto ancora allora. Allora io mi ricordo che con mia sorella, che era più grande, andavamo al bagno là e mi ricordo che mettevo l'orecchio al sasso così e la suggestione era che mi sembrava di sentirli dentro. E che dico, ma sa che io ho sentito piangere, le dicevo. Cioè in realtà era una suggestione, perché per noi non era né cavoli né cicogna, per noi era il sasso dei bimbi, era là dove che nascevano i bambini. Spunta ancora qualcosa. Sì, sì. Dove arrivate, che finisce il lungolago e si fanno quei tre scalini per andare giù per prendere il lungolago che va alla Conca d'Oro, quello lì è il sasso dei... c'è qualcosa ancora, delle rocce che spuntano. Adesso purtroppo la strada ci passa sopra, però se voi andate lì, è proprio alla fine del lungolago, vedete ancora il pezzo che viene fuori. E qua siamo prima della curva della Conca d'Oro, dove c'è adesso la Residence Torbole, c'era Sasso Bimbi, qua appoggiato sul lago. È un grande sasso che intorno all'anno 1000 è caduto dal Monte Baldo, è venuto giù fino qua. La leggenda è una cosa che non sa quasi nessuno, la leggenda dice che nell'anno 1000 Torbole fu coperto da una enorme frana che è caduta dal Monte Baldo, e questo è uno dei sassi più lontani che è finito fino nel lago. Tutta la zona del Busate si narra questa cosa qua.